Eccoci qui. Sì, ho un coltello in mano, sembro una psicopatica, ma sapete che lo uso per spacchettare. Allora, dicevo, eccoci, è arrivato il Kinder Beauty Box di questo mese e ho un triste annuncio da farvi, nel senso che ho deciso di eliminare la sottoscrizione a questo box, semplicemente perché avendo già quella della Bibi, alla Bibi, si dice, boh, vabbè, avendo già quella alla Bibi, mi sembrava eccessivo avere due box che trattano prodotti simili, anche perché onestamente mi sono un po' scazzata, si può dire, vabbè sì, mi sono un po' scazzata per il fatto che il Kinder Beauty Box arriva sempre in ritardo, cioè veramente non se ne può più. Quindi ho tolto l'iscrizione e dovrebbero arrivare oltre a questo o altri due o altri tre box e poi finish. Comunque, siamo allo spacchettamento. Kinder Beauty Box che si presenta così, come al solito, aia, con il foglietto, si apre, vi prego. Allora, con il foglietto che ci dice che cosa contiene, ma io non voglio vederlo e non so neanche che cos'è sta roba, ma non ci interessa. Va bene, allora, prima cosa che trovo nel box è questa cosa qua. Che cos'è sta roba? Una Konjac sponge. Allora, Konjac mi ricorda tipo quelle cose da mangiare che hanno pochissime calorie, di cui resto anche un po' di sconto che vi lascio qui sotto se siete interessati, tipo fanno il riso, pasta e quelle robe, ve lo lascio qua sotto nell'info box se siete interessati. E nulla, è andata questa spugna, ma non ho capito a cosa serve. Allora, dovrebbe essere, ops, danni incredibili, dovrebbe essere una spugna del valore di 10 euro, scusatemi, 10 dollari. E che fa sta spugna? Ah, è una spugna esfoliante per lasciare la pelle radiante e toglie anche le impurità, quindi l'eccesso di olio, impurità varie e il make-up. Beh, sarebbe un'ottima cosa se avessero trovato un ulteriore modo per utilizzare questo benedetto Konjac. Quindi 10 dollari, passiamo al prossimo prodotto. Adesso sicuramente mi pentirò di aver disdetto tipo l'abbonamento e sto già per morire malissimo perché qui c'è più roba che nella Bibi. Vabbè, vediamo cos'altro c'è. Altro prodotto è questo qui, non so cosa sia, è un highlighter, quindi una roba che dovrebbe, ma che è liquida, non so, è così, non capisco, è un highlighter del valore di 32 dollari. Vediamo che cos'è sta roba. No vabbè, che cosa è successo? No, vabbè, devo farvi vedere tipo la quantità di prodotto che c'è sulla mia mano. Devo andare a pulire, torno subito. Ok, rieccomi, ci sono tipo rimasta di... vabbè. Cosa mi devo highlightare di così... di superficie così grande per farne uscire così tanto? Vabbè, avete visto. Non aggiungo altro. Questa cosa dovrebbe essere un highlight per la pelle, ma qua non specifica se è solo per il viso o se è per tutto il corpo, perché cioè tipo ne è uscito 1,5 kg, non lo so, una roba gigante, enorme. Vabbè, highlighter, va bene, ok. Prossimo prodotto che mi trovo davanti è questo qua, non so cosa sia, adesso lo vediamo. Pare una crema Centuals Grapefruit Turmeric Hand Repair Cream, quindi una crema per le mani che ovviamente è chiusa, figurati. Allora, vediamo, sono ancora sconvolta dall'esplosione di polvere di prima, mi è finita pure in bocca, che schifo. No vabbè, per terra c'è tipo tutta quella polvere, vabbè, basta, posso morire. Allora, ha un sapore terribile, però sembra che abbia un leggero retrogusto di limone, quindi va anche bene, direi, tutto sommato. Una mousse, c'è scritto, alla curcuma, si presenta così. Santa pazienza. E si stende piuttosto bene, piuttosto facilmente.
me piacciono sempre le creme per le mani. Mi sto già pentendo di aver tolto la, aver disdetto l'iscrizione a questo box. Che palle! Profumo stupendo, non sa di curcuma, chiaramente sa tipo di limone. Ah, che bontà, molto bene. Perché ho fatto la, ho cancellato questo box? Perché sono così? Vabbè. Perché mi ero urtata per questa faccenda del ritardo nelle consegne, tutto lì. Il problema era questo. Vabbè, valuterò, valuterò. Altro prodotto che mi si presenta è questo. Direttamente così. Sopra c'è scritto che è un face toner. Ah, la crema, aspetta, non abbiamo detto quanto vale questa crema. Questa crema ha il valore di $8.65, mentre questo attrezzo qua, face toner, che non ho capito che cos'è, ha il valore di $30. Allora, è ai fiori di lavanda, al tè verde e... no, tè verde e lavanda. Tè verde e fiori di lavanda. Cosa serve? Serve per bilanciare, schiarire, idratare, tutto in combinazione, la pelle anche oleosa. Ok, ed è formulata appunto per ridurre l'oleosità anche della pelle. Vabbè, top. Vediamo l'odore. Ragazzi, cioè wow, che profumo. No, veramente wow. GypsySoulOrganics.com. Mi sono pentita di aver disdetto il box. Mi sa che farò di nuovo la sottoscrizione. Che palle, vabbè. Comunque, odore buonissimo, che ormai si è mescolato con la crema, vabbè. Questo ha il valore, abbiamo detto, di $30. Finora, insomma, ci è andata bene. Allora, $32 il l'highlighter, quella polveraccia lì, pessima. Qui $10 la spugna, $30 anche questo face toner, $8.65 la crema per le mani, e poi c'è ancora roba. Qua dentro, vedo, c'è questa cosa qua. Adesso la apriamo, vediamo che cos'è. Che cos'è sta roba? Ma perché devono usare le cose? Devo smetterla. Allora, questa cosa suppongo che sia un sapone, e ha pure un buon profumo. Dream Cycle Sea Salt Bar Soap. Va bene. Con essenza di vaniglia, annatto powder, che non so assolutamente che cosa sia, e coarse sea salt, che non so che cos'è. Vediamo cosa dice l'attrezzo qua, il foglietto. No, vabbè, comunque Kinder, tutto un altro livello, a mio modesto parere. Allora, The Kind Poppy. A che serve sta robaccia? Dovrebbe ricordare l'odore del mare, dell'oceano, c'è scritto. Beh, a me non ricorda particolarmente l'odore del mare, ma ricorda sicuramente l'odore della vaniglia. E serve per esfoliare e idratare la pelle. Si può usare sia per il corpo che per le mani, ed è stato fatto appositamente dalla The Kind Poppy direttamente per il Kinder Beauty Box, e ha un valore di $8. Dov'è il mio cellulare? So dov'è il mio cellulare, vabbè, prendiamo quest'altro, tanto ne ho due. Allora, calcolatrice, lo sapete, ormai non serve che mi spreco più in parole di questo tipo, mi serve la calcolatrice, sono una capra. 32 più 10, vabbè, fin qua ci arrivavo lo stesso, più 8,65 più 30 più 8, e abbiamo un valore di $88.65. Ho fatto i conti giusti? Sì, penso di sì. $88.65. Allora, io non vorrei dire nulla, ma lo dico lo stesso perché ormai mi conoscete. Allora, $88.65 per queste cose, che mi sembrano, onestamente, ovviamente sono tutti prodotti cruelty free, eccetera eccetera, non serve neanche che ve lo dico, vero? Cruelty free, vegan, cruelty free e vegan pure, e ottimi, con un buon odore, e vale il tutto $88.65, abbiamo detto qualcosa del genere, nella bibi di questo mese, per la bellezza di 90, del valore di €95, non ero particolarmente contenta o soddisfatta. Di questo box su 1, 2, 3, 4, qualcosa, 5, su un box di 5 prodotti li userò tutti e 5,
nell'altro box ho trovato delle cose che tipo non userò, perché userò solo ed esclusivamente il rossetto che c'era dentro nel box della Vivi. A voi trarre le conclusioni del caso. E nulla, io mi sa che rinnoverò la sottoscrizione a questo box e valuterò se è il caso di eliminare magari quella della Bibi invece. Nonostante il ritardo di questo box, a me piace di più, non so che dirvi. Bene, direi che per questo video è tutto. Fatemi sapere nella sezione commenti cosa ne pensate, se preferite l'uno o l'altro, perché ormai i prodotti insomma li vedete nei miei spacchettamenti o anche in quelli degli altri. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!